In TV, i piaceri della vita. Luglio 2022, quindicesima edizione di Mare da Mare alla Fortezza da Basso di Firenze. Mare da Mare è la fiera internazionale rivolta agli operatori del settore, costumi da bagno, lingerie e accessori. Mare da Mare espone oltre 300 brand, rendendo la fiera l'unica vetrina italiana del settore mare e intimo. Questa edizione conferma i risultati ottenuti in questi anni dal Salone Fiorentino, rientrando così nel calendario delle fiere a qualifica internazionale. Sono con Roberta, siamo nello stand di Saint Complexe. Allora Roberta, happy lingerie for happy curve, questo è un po' il vostro slogan? Esattamente, questo è il nostro slogan, rappresenta obiettivamente quello che vogliamo dire. Finalmente una lingerie allegra, una lingerie colorata, una lingerie fresca, giovane, anche perché chi non è giovane, e soprattutto per happy curvis. Siamo un attimo anche orgogliose delle nostre curve e cerchiamo di valorizzarle e non nasconderle e non comprimerle. Facciamole vedere. Allora Roberta, hai delle novità da far vedere? Questa è, in fiera portiamo ovviamente la nostra collezione studiata per la primavera estate dell'anno prossimo, per restare nel mood estremo colore, estreme forme se vogliamo, sempre tutte ovviamente di qualità. Acceleriamo quello che vuole essere proprio un invito anche alle persone più formose ad uscire dagli schemi del bianco, del nero, del rigido, dello scuro, un po' di colore. E la stessa cosa la rappresentiamo anche sulla parte della nuova collezione di costumi da bagno, che saranno disponibili a partire già da questo dicembre per permettere alle persone più fortunate che fanno magari le vacanze durante periodi natalizi piuttosto che di fine anno, e abbiamo già la disponibilità di andare al mare con qualcosa di nuovo. Anche in quel caso colore, fitting, vestibilità, happy, tutto molto happy. Quindi donne, non nascondetevi, c'è Saint Complexe. Esattamente, siamo qua e non nascondetevi, fatevi vedere. Grazie. A te. Amore e odio, Manuela, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, un brand molto giovanile, molto colorato, made in Italy, che parte con il cuore, dal cuore di Roma fino a Ibiza, quindi veramente un prodotto italiano ma anche molto molto caliente. Sì, sì, molto, molto, con un gusto colorato, un gusto particolare, sempre alla ricerca di materiali nuovi, di cose particolari, di accessori, e sempre alla ricerca di una qualità, una vestibilità perfetta. Per esempio in fiera cosa hai portato? Io vedo veramente, appunto, come hai detto te, molto molto colore. Sì, molto colore, ma quest'anno ho studiato anche molto l'unito, perché il cliente ama molto il particolare sull'unito, perché dà una possibilità, diciamo, diversa di essere utilizzato più e più volte senza essere riconosciuto sempre. Quindi ho fatto uno studio di uniti, utilizzando uniti che normalmente non sono fatti solo per il mare, e ho usato delle maglie particolari un po' traslucide, dei velluti, dei laminati, però laminati che non sono più il lamè di prima, che è
è un pochino ruvido, ma tessuti molto molto morbidi e vestibili. Molto belli veramente, quindi vi ricordo che Amore e Odio la trovate sia a Roma, ma la trovate anche a Ibiza con Manuela. Grazie mille Manuela. Grazie a te, grazie a tutti. A cena con Smile, sabato 27 agosto al centro sociale di Castelnuovo Magra, La Spezia. Buon cibo, palloncini, zucchero filato, cantanti, ballerini e tantissimo divertimento per grandi e piccini, ma soprattutto beneficenza in memoria di Lorenzo Costantini, Filippo Ferraris e Roberto Caponi. Eccomi qua, sono con Carlo Ferraris e Valeria Magiani, siamo qui appunto nell'ambito di questa serata qui al Centro Sociale per la SMA e loro sono i genitori di Filippo Ferraris, purtroppo genitori che hanno perso Filippo Ferraris qualche anno fa. Buonasera. 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 Allora, la SMA è veramente una malattia terribile e purtroppo voi avete avuto appunto questa terribile esperienza, terrificante esperienza, avete vissuto questa esperienza della perdita di vostro figlio. Eh sì, purtroppo il nostro figlio è mancato 6 anni fa, è stata una perdita non indescrivibile. E veramente si fa fatica a parlare appunto di questa perdita, perché capisco bene, due genitori che perdono un figlio è veramente dura parlarne. Allora, la SMA, vogliamo spiegare in piccole parole che cos'è la SMA? La SMA è una malattia neurodegenerativa che colpisce i muscoli principali del corpo e soprattutto Filippo, che ha la SMA 1, la respirazione, sia dai primi mesi di nascita. E quindi possiamo dire che l'unica speranza per questa malattia è proprio la ricerca? Assolutamente sì, l'unica speranza è la ricerca e bisogna aiutarla, perché non c'è altro per ora. Ecco, come serate come quella di stasera, appunto beneficenza, aiutare i genitori, aiutare questi bambini, quindi noi siamo molto felici di essere qui appunto per dare nel piccolo anche noi un contributo alla SMA. Grazie mille. Grazie. Grazie. Grazie mille, grazie. Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiate alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. Take my people. È il tuo luogo speciale dove vivere le emozioni. Proteggile dalle zanzare con Frizzanze. We'll be right back.
This is a